Oggi è una giornata molto importante per Confartigianato. Celebriamo il decennale dei primi insediamenti in area Santa Caterina, una zona fortemente voluta da Confartigianato che era destinata invece a rimanere un terra incolta. Invece qui abbiamo oltre 100 imprese che si sono insediate e che stanno lavorando pur con le mille difficoltà che il momento adesso ci richiede. Il 25 novembre 2003 fu inaugurata la zona PIP, piani per gli insediamenti produttivi, tra via Glomerelli e via Santa Caterina, ove cominciarono a sorgere i primi stabilimenti industriali un anno dopo. Oggi sono 101 le imprese insediate, tra queste la MAS di Michele Gravina, leader della lavorazione del marmo. Nell'azienda è stato presentato il volume, voluto da Confartigianato, Gli insediamenti produttivi in Santa Caterina Bari, di Franco Bastiani, esperto di associazionismo fra micro e piccole imprese, edito da Di Marsico. Il lavoro illustra il cammino della cittadella fino ad oggi, riproduce inoltre documenti, delibere, articoli di giornali, foto e dati che risultano di interesse per la storia economica del capoluogo pugliese. Oggi festeggiamo questo evento, i 10 anni che sono trascorsi, e nel volume che è costituito da documenti, foto, sono elencati gli adempimenti uno dietro l'altro che sono stati curati per arrivare alla zona Santa Caterina. Il volume è di un certo interesse storico per la vita economica della città di Bari. Alla manifestazione erano presenti Monsignor Francesco Cacucci per la celebrazione della messa precedente l'incontro, il presidente provinciale e il direttore di Confartigianato Francesco Sgherza e Mario Laforgia, il presidente del Consiglio regionale Puglia Onofrio Introna, l'onorevole Simeone Di Cagno a Brescia, il sindaco Antonio De Caro, il direttore generale di Artigian Cassa Vincenzo Masciopinto, il presidente della Banca di Credito Cooperativo Giuseppe Lobuono, il presidente di Artigian Fi di Puglia Vincenzo Campobasso. Confartigianato, insieme ad altre sigle sindacali, ma certamente Confartigianato ha dato, diciamo, il contributo maggiore. Non a caso le imprese che sono insediate in questa zona artigianale sono praticamente tutte imprese iscritte a Confartigianato.